Eccoci qua. La Chiesa oggi fa memoria di San Flanna. Ripeto, San Flanna, perché benché il nome suoni al femminile, in realtà si trattava di un uomo. Non solo un uomo, ma addirittura un principe. San Flanna era destinato ad essere re. Che cosa accadde però? Accadde che egli paventava la corona del regno, non si riteneva degno, per cui invocò il Signore e chiese che in qualche modo lo sollevasse, magari attraverso una malattia, da questa sua responsabilità. E detto fatto, ecco che improvvisamente gli si caricò la faccia di una serie di punti, probabilmente un acne che oggi si sarebbe potuto curare facilmente, ma non così ai tempi di San Flanna. E in realtà egli non fu re. La malattia lo costrinse ad abdicare. Diciamo che questa cosa, se andava bene ai tempi suoi, non è che vada bene ai tempi nostri, nel senso che noi dobbiamo imparare ad essere persone che si assumano fino in fondo le loro responsabilità. La vita è fatta per la responsabilità e diciamo che la libertà umana è tale nella misura in cui accetta, vive e realizza le sue responsabilità. Certamente dobbiamo imparare da San Flanna tanta umiltà, questo sì, ma dobbiamo anche imparare, in base al processo storico che la vita ha vissuto, ad essere persone capaci di vivere le loro responsabilità, quali che queste siano. Non è importante stare in un luogo o stare in un altro luogo, l'importante è che dovunque si stia bene. Non è importante fare questa o quella cosa, l'importante è che ciò che si fa lo si faccia il meglio possibile. Questo appartiene alla verità e alla spiritualità cristiana. Grazie.